Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme un altro progettino natalizio. Guardate questa sfera, pallina, molto molto graziosa, semplicissima da realizzare e soprattutto velocissima, visto che siamo proprio vicini al Natale, eh, sicuramente ci metterete pochissimo. A Farne e a farne anche tante. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, Passione Uncinetto, e lì cercherò con delle storie deposte di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. e In più, faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco blu e cotone bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno delle perline per inserirle poi come decorazione, forbici e con la caldo o ago a seconda di come la vogliamo. Poi montare, prendiamo il cotone blu, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo e facciamo una e due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e dobbiamo realizzare comprese le due catenelle iniziali 12 maglie alte quindi questa è la seconda 3 4 5 6 8 9 10 11 stringiamo un pochino l'anellino e facciamo la dodicesima e Stringiamo, tiriamo la codina, quindi stringiamo il nostro cerchio, rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale. Che è questa qui, guardate, con maglia bassissima. Ci rialziamo con due catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta, rientriamo nella stesso, nello stesso punto. E facciamo un'altra maglia alta nel punto successivo lavoriamo due maglie alte quindi facciamo un aumento per ogni punto sottostante in tutto alla fine ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie alte arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima quindi tiriamo la solina all'interno delle due a soline ci rialziamo con due catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta filo sull'uncinetto questa la conteremo come ultima maglia e facciamo mm, il la lavorazione del cerchio perfetto Rientriamo nello stesso punto e facciamo la prima maglia alta. Nel punto, successivo, facciamo l'aumento: quindi, due maglie alte nello stesso punto. Nel punto seguente, una maglia alta nel successivo, 2 maglie alte nello stesso punto. Alla fine. Ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie alte arrivati qua alla fine abbiamo fatto aumento maglia alta entriamo nel primo punto vi ricordate delle due catenelle iniziali e facciamo l'ultima maglia e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima quindi come vedete solo per evitare che ci sia quel piccolo eh, distacco qui all'inizio come vedete è perfetto facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo e stringiamo ora prendiamo il cotone bianco lo affianchiamo con un pochino di codina così ce la lavoriamo e la eliminiamo entriamo qui nell'ultimo punto dove abbiamo chiuso ci tiriamo il filo nella parte della lavorazione una catenella entriamo nel punto successivo prendendo le codine andando sotto le codine così ce le lavoriamo e facciamo una maglia bassissima una catenella entriamo nel punto successivo sempre lavorandoci le codine e facciamo una maglia bassissima. Quindi facciamo questo tipo di decorazione con il bianco in questo dischetto, entriamo quindi, catenella, punto successivo, maglia bassissima catenella punto successivo maglia bassissima. Continuiamo così dopo averci lavorato un pochino le codine, guardate. Le due codine le possiamo tagliare. Così non ci danno fastidio e continuiamo la nostra lavorazione. Quindi una catenella e nel punto seguente una maglia bassissima, catenella, maglia bassissima e questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Arrivati qui alla fine facciamo catenella e nello stesso punto di inizio entriamo e facciamo la maglia bassissima e abbiamo terminato catenella aggiuntiva. E tagliamo il filo stringiamo e abbiamo terminato il nostro dischetto ora eliminiamo il filo di fine lavoro quindi lo facciamo passare qui proprio fra le maglie quindi facciamo passare così giriamo la lavorazione comunque lo facciamo passare per due tre punti, dopodiché lo andremo a tagliare. Questa è la codina iniziale che possiamo direttamente tagliare anche lasciando un pezzetto. Di questi dischetti ne dobbiamo fare in tutto 6. Io ce li ho qui pronti, guardate. 1 2 3 4 5 e 6 ed ora siamo pronti per fare il montaggio della nostra pallina prendiamo un dischetto questo è il rovescio e questo è il dritto quindi pieghiamo il rovescio deve essere all'interno e lo pieghiamo a metà qui al centro potete andare anche ad occhio prendendo proprio il centro della lavorazione inseriamo un goccino di colla a caldo se non avete e non volete utilizzare la colla a caldo lo potete fare con l'ago quindi potete fare una piccola cucitura comunque prendo la colla a caldo che io già ho pronta e ne inserisco un goccino qui proprio nella parte centrale E faccio una leggera pressione giustamente levate tutti i residui della colla a caldo così guardate ora dobbiamo fare questa operazione per tutti i pedali quindi li uniamo qui proprio al centro dopo averli attaccati tutti guardate sono tutti attaccati all'interno quindi nella parte centrale Pot dobbiamo fare quest'altra operazione, noi la possiamo fare sia con la colla a caldo e sia con l'ago. Mi raccomando, chi non ha magari tanta dimistichezza con la colla a caldo. Io consiglio sempre di farlo con l'ago, dobbiamo allinearli, quindi metterli uno vicino all'altro. Guardate che ci sono queste, sono le parti centrali. Dobbiamo inserire un goccino di colla a caldo e attaccarli qua nella parte sotto. Questo, come ripeto, se lo fate con l'ago, iniziate, riempite l'ago e iniziate facendoli a due a due, quindi i primi due, poi inserite l'altro e lo inserite così, quindi man mano li cucite. Io vi farò vedere come si fa direttamente con la colla a caldo. Quindi inseriamo un goccino di colla a caldo qui. La prendiamo qui proprio nella parte bassa e facciamo una leggera pressione. Poi prendiamo l'altro, qui ne inseriamo un altro pochino, quindi così prendiamo l'altro dischetto e lo avviciniamo. Guardate. E continuiamo così, quindi ci prepariamo l'altro, inseriamo la colla a caldo, prendiamo l'altro e lo inseriamo. Continuiamo fino a quando li dobbiamo inserire tutti e sei. Inseriamo l'altro. Guardate, ora manca l'ultimo. Mettiamo un goccino da questa parte, un goccino da quest'altra. Un goccino qua e un goccino qua. Prendiamo l'ultimo dischetto e lo inseriamo, prima da una parte e dopodiché lo inseriamo dall'altra e facciamo pressione. Prima di continuare, guardate qui nella parte, giustamente man mano levate tutti i residui di colla a caldo, qui nella parte di, so di sopra, di sotto, inseriamo un goccino di colla a caldo in tutti i petali. Guardate, io proprio ne sto inserendo poco. Facciamo, li uniamo tutti nella parte sopra o sotto. Così il lavoro risulterà in questo modo. Sono tutti attaccati. Lasciamo in sospeso la parte di sopra. Quindi il sotto l'abbiamo attaccato, guardate la parte sopra ancora no. E ora possiamo sistemare, cominciare a sistemare la nostra sfera, la nostra pallina. Anche perché dobbiamo inserire le perline, quindi la sistemiamo, allarghiamo tutti i fori guardate già comunque ha preso forma per chi la vuole lasciare così senza fare più di tanto va bene lo stesso perché guardate che simpatica e che bellina qui poi noi al centro di del, dell'attaccatura iniziale inseriremo la perlina quindi ora cominciamo ad inserire le prime perline quindi facciamo così prendiamo una perlina e la inseriamo qui levate i residui di colla a caldo purtroppo ha questo inconveniente però restano ben fissati invece le perline la stessa cosa facciamo qua un goccino di colla a caldo prendiamo l'altra perlina e la attacchiamo. State attenta a non bruciarvi, mi raccomando. E continuiamo così per i petali che abbiamo, i petali i dischetti che abbiamo unito per primi. Levati i residui in più di colla a caldo, subito lo potete fare così. E ora inseriamo l'ultimo di questi da questa parte, quindi di questo diciamo giro. Ok, e i primi sono già tutti inseriti. Ora dobbiamo continuare unendo, guardate, questo è quello che si forma, abbiamo la perlina qui, questa parte con questa e questa con questa. E poi sempre questa con questa e questa con questa. E dobbiamo man mano inserire le perline. Quindi facciamole insieme. Dobbiamo unire questi due. Quindi un goccino di colla a caldo, uniamo, teniamo un pochino pressato, prendiamo qui nella parte sopra un goccino e mettiamo la perlina direttamente. Questo lo potete fare sia ora oppure in un secondo tempo. Qui facciamo la stessa cosa da questa parte quindi prendiamo mettiamo un goccino da una parte uniamo un goccino qua nella parte sopra prendiamo la perlina e la inseriamo così continuiamo e dobbiamo unire questi questi due con questi due quindi facciamo continuiamo qui un goccino uniamo un altro goccino e inseriamo la perlina la stessa cosa da questa parte un goccino Uniamo un goccino qua di sopra e inseriamo la perlina. Potete mettere qualsiasi tipo di decorazione. Potete mettere anche dei brillantini, delle perline più grandi. Comunque vi potete comunque sbizzarrire, li potete fare a vostro piacimento e quindi personalizzarle. Quindi continuiamo a fare questa lavorazione. Guardate, andando avanti si vede perfettamente qui e qui, poi qui e qui. E man mano uniamo e inseriamo le perle. Ci rivediamo quando le abbiamo terminate di inserire. Dopo averle inserite tutte, guardate... Vi assicuro che è molto molto bella. Abbiamo in sospeso solo qui la parte di sopra. Vi ricordate? Questa di sotto già l'abbiamo unita. Quindi se avete del nastrino potete fare il cappietto, inserirlo e con la colla a caldo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nella parte sotto. Io in questo caso farò come ho fatto con questa il cappiettino all'uncinetto. Lascio in sospeso la pallina, prendo il bianco o il blu, potete anche farla blu, faccio un cappietto, quindi il primo punto che stringo e non conto e lavoro un tot di catenelle comunque sia qualcosa. Qualche catenelle in più rispetto al cappietto che voglio fare, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Entro nella prima catenella che ho realizzato e mi chiudo con maglia bassissima. Catenella aggiuntiva e posso tagliare il filo. Tiro li aggancio questi due le due codine dei fili faccio un nodino così e poi li posso anche tagliare un pochino più corti così prendo la pallina e inserisco all'interno il mio cappietto perché deve entrare mi deve poi attaccare qualcosina in più qualche catenella deve stare all'interno così quindi dopo averlo posizionato in modo che eh, siamo soddisfatti comunque in base al cappietto che vogliamo possiamo fare quello che abbiamo fatto poco fa inseriamo un goccino di colla a caldo nelle parti quindi la prendiamo qui, qui, quindi nelle parti in tutte le parti delle dei dischetti, così prendiamo il cappiettino, lo inseriamo all'interno, magari vi aiutate ecco, con con qualcosa. E stringiamo il tutto così teniamo tutto ben stretto aspettate un pochino per farla asciugare e avrete il vostro cappietto della della pallina e la pallina già pronta guardate ve la faccio vedere così è veramente veramente carina fare queste decorazioni anche di tanti colori oppure del colore che volete adornare la vostra casa perché si sa che non si usa solo il rosso si usa il rosso si usa il blu si usa il giallo si usa il rosa e, diciamo che le decorazioni in casa ognuno se le personalizza e in questo modo potete fare anche con le con queste decorazioni con le palline e con va le varie decorazioni di Natale. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.